Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video dedicato ai regali di Profumizio. Ho qua sette fragranze che mi sono state regalate da Fabrizio. Fabrizio Profumizio è un ragazzo che ormai conoscete in tanti qua su YouTube. Per chi non lo conoscesse ancora, vi lascio nel box delle informazioni il nome del suo canale che è Profumizio. Andate a seguirlo perché è un piacere guardare i suoi video. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo di persona, la nostra amicizia è nata virtualmente grazie a YouTube, è nata proprio qua tramite il canale e poi si è consolidata di persona. Ci siamo visti ad Arese, ci siamo visti ad Exans, ci siamo visti anche nel negozietto di fiducia che vi menziono spesso qui sul canale, che è Cosmeticando, che si trova a Laveno. Fabrizio è una persona solare, spontanea, genuina, è una persona con cui non ti annoi mai, ha sempre qualcosa da raccontare, è una persona istruita, colta, ma soprattutto di cuore. Tante volte quando mi ha fatto dei regali dentro di me dicevo, ma è troppo, non me lo merito, anche perché non ci conosciamo da tantissimi anni, ma lui è proprio fatto così, è proprio di cuore, ha un cuore grande. E quindi grazie Fabri per questi profumi. Queste sette fragranze sono sia fragranze low cost che non. La settima fragranza ve la faccio vedere molto velocemente, ma poi ne parleremo in un prossimo video perché voglio fare proprio prendermi un momento dedicato a questo marchio e a questa fragranza, che poi ne ho anche un'altra, ma poi ci arriviamo pian pianino. E sono dei profumi piacevolissimi e quindi non vedo l'ora di farveli vedere. Qui sul canale in passato vi avevo fatto vedere qualche regalo che mi ha fatto, questa è diciamo una seconda parte e ne seguiranno delle altre perché poi ho anche tanti campioncini, qualcuno l'ho provato, qualcuno ancora no e poi insomma ci saranno altre parti, quindi grazie Fabri, grazie. Inauguriamo subito la carrellata con quattro fragranze low cost che sono queste fragranze del marchio Eau Geune, poi io ve lo scrivo sotto perché non lo so pronunciare questo marchio, è un marchio francese. Questi sono profumi da 25 ml, sono delle Eau de Parfum. Il marchio Eau Geune l'ho già conosciuto anche con la fragranza L'Orientale che vi avevo fatto vedere qua sul canale. Queste le avevo già, le ho provate già in passato perché me le aveva date quando ci siamo visti ad Exans. Sono quattro profumi molto piacevoli, diciamo che il nome della fragranza che poi adesso vi vado a leggere identifica quello che è il profumo, tipo questa è Caramel e sa proprio di caramello. Penso che nella composizione ci siano anche delle altre note, ma risultano essere dei profumi mononota, cioè quella nota, il nome, proprio la nota riportata, la nota chiave è quella che è protagonista. Poi dopo vi dico i nomi delle altre e ho visto che questa collezione comprende 14 fragranze, le potete trovare su Amazon e sono delle fragranze che possono essere utilizzate da sole, ma sono nate per fare del layering tra di loro, quindi è molto interessante questa cosa. Nello specifico lui mi ha regalato Caramel, che è questa giocata sul colore arancione, poi dopo ve le scrivo sotto meglio i nomi. Poi mi ha regalato questa che è Menta, Mint, giocata su questo color turchese in pandan con la mia parete dietro. Questa col giallo e con le fette di limone è appunto Lemon. E poi quella Alte Verde, con queste bellissime foglie giocate sul verde, sul turchese e sul bianco. Sono quattro profumini molto piacevoli. Quello più persistente da solo sulla mia pelle è quello al caramello, è proprio un bel caramello appiccicoso, denso, zuccherino, bruciacchiato, molto molto piacevole, mi piace tantissimo. Gli altri sono dei profumini che durano sulla mia pelle circa 3 ore. Questo riesce a farsi dalle 8 e mezza di mattina che lo metto fino alle 4, 4 e mezza del pomeriggio riesco a sentirlo. Ovviamente poi a fine della giornata diventa molto intimo, molto leggero, te lo senti proprio se ti annusi le braccia, però è quello che dura di più. Le combo che ho fatto sono con la fragranza al caramello, l'ho utilizzata con la fragranza alla menta, perché questa menta è una menta fresca, mi ricorda qualcosa che ha a che fare con le gomme da masticare alla menta. Diciamo che nella sua evoluzione poi tira fuori una parte un pochino più dolce, più zuccherina, ma fondamentalmente si mantiene su dei toni abbastanza freschi, una menta aromatica fresca e dolciastra, e l'ho trovata perfetta in combo con il caramello. Poi
Poi un'altra combo che ho fatto è menta con il tè verde. Tè verde, questo mi ricorda tantissimo il tè verde della San Benedetto, è molto aromatico, però anche questo è dolciastro, tira fuori poi quella sua anima dolciastra evolvendo. E mi è piaciuto proprio il connubio di tè verde con menta, perché la menta gli dà quella freschezza. Sempre assieme al tè verde ho utilizzato anche limone. Limone mi ricorda una caramellina al limone. È una fettina di limone con su dello zucchero. Diciamo che sono tutte abbastanza dolciastre come fragranze, però questo al limone anche lui mi ricorda una caramellina al limone. Sapete quelle caramelline con il confettino duro e il ripieno all'interno cremoso di limone? Mi ricorda quello e l'ho utilizzato con il tè verde e risulta essere un tè verde aromatizzato al limone. E l'ho utilizzato anche con quello alla menta, mi è piaciuta anche molto questa combo menta-limone, molto molto piacevoli. Ripeto, quello al caramello è quello più performante e non vedo l'ora di utilizzarlo anche in inverno, perché noi quando ci eravamo visti per Exance era comunque primavera. L'ho utilizzato abbastanza poco questo perché è abbastanza intenso e soprattutto persistente, quindi diciamo che poi è arrivata la stagione calda, si sono alzate un po' le temperature, anche se è stata un po' una stagione bislacca, però diciamo che caldo c'era, quindi non vedo l'ora assolutamente di riutilizzarlo con le basse temperature, perché secondo me questa è proprio una coccola autunnale e invernale. Però sono contento e soddisfatto di questi profumi, molto interessanti, ho visto che ci sono altri gusti e sicuramente in futuro approfondirò. E molto piacevoli. E questi sono i Make It Yours di Ogen. Poi ve lo scrivo sotto meglio, ragazzi, scusate la pronuncia. E scusate anche il caldo, non so se riuscite a percepire, ma fa caldissimo, è tornato il caldo e qua dentro sembra di essere in un forno nella mia cucina. Passiamo alla seconda fragranza, che è una fragranza che quando me l'ha regalata mi si è riempito il cuore di gioia perché è un marchio che io amo follemente, che è Gandini. La fragranza nello specifico si chiama Muschio Marino. Questo è un 100 ml, esatto. Ed è uno dei toilette, mi sembra. Vediamo se è riportato qua. Eau de toilette, esatto, questa è la sua boccettina. Questo profumo, guardate quanto l'ho utilizzato ed è uno degli ultimi che mi ha regalato, perché me l'ha regalato quando ci siamo visti praticamente a luglio di quest'anno, quindi un mesetto fa circa. È buonissimo. Questo profumo è un profumo che mi ricorda tantissimo due profumi. Come dice il nome, Muschio Marino, si sente tanto quella parte muschiata e si sente tanto una nota di sale. Una nota di sale che io riesco a identificare e ad associare a due profumi che io ho nella mia collezione. Uno è uno dei miei profumi del benessere per eccellenza, ve l'avevo fatto vedere qua sul canale nel video dedicato ai profumi del buon umore, ed è il profumo di Zara Mystery Balance. È un profumo che ormai non si trova più purtroppo ed è un profumo buonissimo dove sento questa nota salata, di sale. E riesco a percepirla anche in questo profumo. E un altro profumo che ho, che ha questa nota, dove questa nota si sente, è il profumo di Bioniche che si chiama Saupoudre Incanto di Libertà. Poi anche quello ve lo scrivo sotto meglio, che ha il fior di loto e ha il fior di sale. Ha i fiori di sale, scusate. E si sente questa bellissima parte di nota salata. Io riesco a percepire una nota legnosa e poi questo bel fondo muschiato, questo fondo muschiato che fa proprio appiccicare alla pelle e dona persistenza alla fragranza. È un profumo che l'ho utilizzato adesso che è tornato questo caldo allucinante, mi accompagna per tutta la giornata, da mattina a sera riesco a sentirlo. Però è un profumo molto intimo, molto delicato, non è un profumo da proiezione, non è un profumo da scia. Il peccato di questa fragranza è che non la si può trovare facilmente se non magari sui canali tipo Vinted o su eBay. Fabrizio mi aveva detto che l'aveva trovato in un negozietto, mi sembra in un tabacchino.
E ne aveva trovati due, ne aveva preso uno per me e uno per lui. Mi ha detto che l'aveva pagato intorno ai 15 euro, qualcosa del genere. E è un profumo veramente molto piacevole. Quindi, se vi capita l'occasione, magari in qualche negozietto di paese che ha qualche giacenza, o in qualche tabacchino, magari anche in qualche località di mare, che sapete, magari si va a comprare il giornale, le parole crociate, il pacchetto di sigarette, magari lo vedete. Se c'è, provate a sentirlo. Se magari hanno un tester, è molto, molto buono, molto piacevole e top. È un profumo che mi mette proprio di buon umore, mi dà l'idea di stare su una spiaggia, di sentire l'odore del mare, di sentire anche un legno bagnato in lontananza, perché secondo me qua all'interno c'è anche una componente legnosa, che potrebbe essere un legno di sandalo, non lo so, qualcosa del genere che mi ricorda un legno bagnato dall'acqua del mare sulla spiaggia. Molto molto buono come profumo. E questo è Muschio Marino di Gandini. Top, e guardate quanto l'ho già utilizzato e non è da tanto che ce l'ho. Passiamo al prossimo profumo, che è un profumo che anche qui, quando l'ho visto dentro di me, ho detto: ma tu sei matto, è troppo questo regalo. Mi ha portato questo profumo del marchio Acqua ai fiori di spello. La fragranza, questa è la sua scatola, la sua confezione, che fa molta. Fa una bella scena questa confezione, infatti quando l'ho visto ho detto: ma Fabri. E all'interno era super, insomma, impacchettata bene con la sua carta, con il suo, insomma, tutta la sua protetta bene. All'interno c'era la scatoletta del profumo che tra poco vi faccio vedere, ma anche delle cartoline che identificano anche le altre fragranze. E quindi con tra l'altro dietro la moquette per poterle sentire. Queste fragranze sono tutte e tre una più buona dell'altra. Lui nello specifico mi ha regalato la fragranza infiorata. Questo è un marchio made in Italy, un marchio di nicchia. Ho guardato il loro sito, ho cercato le note, mi sono segnato anche due informazioni che adesso vi leggo perché meritano. Le infiorate di spello nascono nei primi del Novecento per celebrare il Corpus Domini. Le famiglie di spello lavoravano duramente per mesi per la preparazione di questi straordinari tappeti fioriti. E la linea di profumi che nasce per ripercorrere le fasi delle infiorate di spello, sono composte da tre profumazioni che rappresentano e raccontano i tre momenti più importanti, che sono la fioritura, la raccolta e l'infiorata. Profumo buonissimo come anche gli altri due, ma guardate anche solo la presentazione con all'interno le cartoline. Questa è la cartolina della raccolta, questa è la cartolina della fioritura, questa è bellissima, mi piace un sacco, guardate che bello questo campo fiorito, e poi c'è quella dell'infiorata. Anche questa è bellissima, molto molto bella. La boccettina del profumo si presenta così. Questo l'ho utilizzato un paio di volte per adesso, lo trovo un profumo da utilizzare più nella stagione primaverile o autunnale. Questo è un 50 ml ed è un eau de parfum. Su di me questa fragranza ha una durata di un 5-6 ore. Ho visto che sul loro sito è riportata come una fragranza serale, io la trovo anche una fragranza adatta per il giorno. È comunque un profumo caldo, è un profumo avvolgente, è un profumo che nasce come fragranza unisex. Vi leggo le note che ho trovato sul loro sito, che sono bergamotto e agrumi in apertura, nel cuore olivo, cardamomo e quercia e fiori d'arancio, nel fondo note speziate. Si sente tanto questa nota di fiori d'arancio che ha quella sua sfaccettatura più mielata, più dolce, e questa nota di quercia che va ad esaltare questa densità, questo aspetto mielato di questa nota di fiori d'arancio intensifica proprio questo aspetto di questa nota. Molto molto piacevole. Si sente anche quella parte di bergamotto e di agrumi appena lo si spruzza, c'è cioè questa parte frizzantina, questa parte bella luminosa e poi subito questa nota fiorita e questa nota densa, calda.
Il cardamomo dà una cremosità a questa fragranza, lo sento molto cremoso e poi esce questa nota che mi ha sorpreso, che è la nota dell'olivo, molto molto particolare, che è una nota che non ve la so descrivere al 100% perché come vi dico sempre io sono un appassionato, non un esperto, ma riesco a percepirla come una nota legnosa, una nota legnosa verde. Io ho un albero di ulivo in giardino e riesco a sentire, a percepire una somiglianza con la nota che sento in questo profumo. È un profumo molto confortevole per me l'odore dell'ulivo, e questo odore che ha è un odore verde, dolciastro, legnoso e si fonde benissimo con tutte le altre note. E poi si sente in lontananza questo sottofondo speziato. È veramente un profumo fatto bene e diciamo ben bilanciato perché c'è questa parte più agrumata, questa parte più fiorita, questa nota di quercia che danno quella sensazione anche fiori d'arancio e quercia. Mielata, densa, quindi che avvicinano il tutto a una pelle femminile, ma poi c'è anche quella parte di olivo, quella parte di cardamomo e quella parte speziata che lo avvicinano a una pelle maschile. Lo trovo un profumo molto elegante, un profumo che ci sta per la sera, ma lo vedo adatto anche per il giorno, lo trovo adatto per la primavera, lo trovo adatto per l'autunno. Adesso col caldo perde un po'. Rimane un po' in sottotono, ci vuole un pochino più di fresco, adesso è troppo caldo per poterlo mettere ed è veramente molto molto piacevole e molto buono. Fatemi sapere, tra l'altro, questo se lo conoscete. Questo è un regalo che mi ha stupito e sicuramente lo voglio utilizzare quando caleranno un po' le temperature, poi vi farò sicuramente sapere, insomma, eventuali sviluppi di questa fragranza, insomma, se la percepisco ancora come la sto percependo adesso o se cambia il mio punto di vista, comunque è veramente molto molto buona. E questa è infiorata. Fatemi sapere se la conoscete, è un profumo super elegante, sofisticato, a tratti anche materno per questa parte così morbida e confortante, confortevole. E la trovo adatta, ecco, per un pubblico non troppo giovane, quindi secondo me dai 40 in su, perché è un profumo molto molto sofisticato, molto elegante. E ripeto, questa è infiorata. Acque dei fiori di spello. Ai fiori di spello, scusate. E poi concludiamo con la fragranza che è la settima fragranza di questa. La sesta fragranza, scusate, io ho detto sette, ma sono sei in realtà, il caldo che mi fa perdere la trebisonda, che è un profumo che vi faccio vedere velocemente adesso, ma ne parleremo in un video apposito, che è Violetta Mannara di Strega del Castello. Questo profumo ho deciso di farvelo vedere adesso perché è un profumo che ho apprezzato tantissimo, cioè guardate quanto l'ho utilizzato e soprattutto ho deciso poi di farvi un video apposito su questo marchio, su questa fragranza, ma anche su un'altra che ho, perché questo profumo arriva dal viaggio che Fabrizio ha fatto a Genova. Lui era stato a Genova con la Eli e con la Stefi, Eli Valsecchi e Stefania, Parvana Stefania. Ciao ragazze, si erano trovati, si erano conosciuti di persona. Io quel giorno per motivi di lavoro non ho potuto andare, mi è dispiaciuto tantissimo, ma mi sarebbe piaciuto andare e conoscere di persona le ragazze, ma ci saranno sicuramente altre occasioni. E da questo viaggio mi hanno portato questa fragranza che mi ha regalato Fabrizio e poi un'altra che vi farò vedere insomma, in un prossimo successivo video, assieme a questo sempre del marchio Strega del Castello, che mi hanno regalato proprio Stefania e Eli. Quindi ho detto ve lo faccio vedere per arricchire il video con le fragranze che mi ha regalato Fabrizio. Vi dico un attimo la prima impressione, insomma più che prima impressione perché l'ho utilizzato abbondantemente, mi piace tantissimo, però poi dopo ne parlerò più nel dettaglio più avanti. E questa è una fragranza che appena l'ho sentita, l'ho vista, mi ha incuriosito. Prima di riceverla, mi sembra che l'avevo vista nominare da Daria Lilla Cupcake, ciao Daria, e mi era subito, insomma, mi si erano addrizzate le antenne, era un profumo sicuramente da sentire.
proprio per questa particolarità, per questa violetta inusuale. E quando poi ho aperto il pacchettino e c'era dentro questo, ho detto no, vabbè, cioè, troppo, troppo azzeccata, ecco. Ed è buonissimo questo profumo. La reputo questa fragranza una piccola opera d'arte ed è una violetta veramente inusuale, non è la classica violetta che ha quel richiamo a quei prodotti di cosmetica, mi viene in mente la cipria piuttosto che il talco che si poteva trovare sulla Petite Nose della nonna o sulla Petite Nose della mamma per chi ha un po' più anni di me, quindi magari la mamma sulla sua Petite Nose aveva il talco, quello da mettere col puff. Ma è molto, insomma, è stato dato un appeal diverso a questa violetta. Appena lo si spruzza, prima di dirvi questo, è sicuramente un profumo da sentire e non da fare un blind buy, perché secondo me non è un profumo che può piacere a tutti. È un profumo molto particolare. Comunque, se vi capita, provate a sentirlo perché merita tanto. Cioè, io è buonissimo, è ipnotico per me questo profumo. E vi stavo dicendo, è una violetta inusuale e appena lo si spruzza si sente questa nota umida, questa nota di sottobosco, questi muschi, questa flora che si può trovare appunto in un sottobosco, molto umida, che ricorda anche quasi l'odore che si può trovare in una cantina, un po' anche quel sentore della fragranza muschio di acampora, qualcosa del genere. E quindi questa apertura nella sua evoluzione si sente sempre questa parte, non è per tutti, non può essere magari apprezzata da tutti, ecco. A me è piaciuta fin da subito. La violetta arriva, però questa parte è molto caratterizzante in questa fragranza e io questo profumo lo associo tantissimo alla fiaba di Cappuccetto Rosso. Non so perché, proprio questi due mondi, il lupo, Cappuccetto Rosso, lei che entra in questo bosco buio, umido, che c'è questo rincorrersi, l'associo a questo, ma ne parleremo prossimamente. Fatemi sapere se l'avete sentita, se l'avete provata. Comunque, ripeto, è un piccolo capolavoro, una piccola opera d'arte, una violetta diversa, inusuale, è proprio un appeal diverso a questa nota che di solito quando si dice violetta tutti abbiamo in mente la violetta di Parma oppure di quelle più commerciali e facilmente reperibili, tipo la violetta della Bottega Verde, per dire. E altre fragranze del genere. Ecco, questa è qualcosa che si discosta da tutto questo ed è veramente molto molto intrigante come fragranza. E questa è Violetta Mannara di Strega del Castello, ma ne parleremo prossimamente, promesso. Io ragazzi, ho finito la carrellata di oggi, che alla fine sono 6 fragranze, non 7, scusate, e come sempre io ringrazio tutti, in primis Fabrizio, grazie Fabri per tutto questo ben di Dio che mi hai regalato, poi ringrazio i nuovi iscritti, grazie a tutti voi per l'affetto, per i commenti, per la vicinanza. Grazie, vi chiedo scusa un po' perché questo caldo mette a dura prova poi quella lampada puntata qua, non so se si percepisce un po' guardandomi anche in faccia un po' il sudore, comunque è molto molto caldo, quindi scusate anche per questo, insomma per il livello di come mi sono presentato, chiedo scusa, io comunque vi mando un abbraccio forte e noi ci sentiamo in un prossimo video, alla prossima, ciao a tutti!